Teleriva Dolce Riva, una TV a carattere simbolista. Oggi parliamo della massoneria e precisamente di uno dei suoi simboli. Guardando con Google Maps l'Europa settentrionale per cercare i crop circles, ovvero i cerchi nel grano, e spaziando dall'Inghilterra del sud ai Paesi Bassi, il nostro sguardo e interesse si è posato su un'altra cosa che non fossero i famosi cerchi di grano, che alcuni confermano eseguiti da altre forme di vita. Nella città di Bruxelles, sulla mappa di Google, si notano indistinti un giardino a forma di coltello e un altro che per la sua strana ma evidente fattura sembra un compasso. Avvicinando la visuale si vede bene quel giardino nel centro di Bruxelles, ma chi può aver ideato un'opera urbana di così inusuale fattura? È forse un messaggio fatto per essere visto dall'alto? È forse un segno di potere? I massoni si rifanno prevalentemente al simbolismo architettonico medievale. Uno dei loro simboli principali è squadra e compasso, strumenti della categoria, disposti a formare un quadrilatero. La squadra è talora detta a rappresentare la materia e il compasso lo spirito o la mente. La squadra può essere detta a rappresentare il mondo del concreto, mentre il compasso rappresenta l'astrazione. Il compasso può essere sottoposto, sovrapposto o intrecciato alla squadra e significare l'interdipendenza tra i due. Con queste premesse, noi di Teleriva Dolce Riva siamo andati a curiosare l'interno del giardino. Non abbiamo trovato nulla di particolare all'interno, solo un laghetto con delle statue e intorno delle fontanelle. Il parco, tra l'altro, non è nemmeno ben tenuto, ma nella città abbiamo trovato altri simboli sparsi negli antichi palazzi del centro storico, che riecheggiano un passato misterioso, ma di misterioso c'è anche il presente. Non a caso siamo nel centro del potere europeo. Teleriva Dolce Riva, una TV a carattere indagante, ha indagato per voi.